8 marzo, non sei lontano dal regno di Dio. L'antica legge era stata tutta racchiusa nel comandamento di un amore esclusivo, totale, unico di tutto l'uomo, spirito, anima, corpo, verso il suo Dio e Signore. Questi sono i comandi, le leggi e le norme che il Signore vostro Dio ha ordinato di insegnarvi, perché li mettiate in pratica nella terra in cui state per entrare per prenderne possesso. Perché tu tema il Signore tuo Dio, osservando per tutti i giorni della tua vita, tu, il tuo figlio e il figlio del tuo figlio, tutte le sue leggi e i suoi comandi che io ti do, e così si prolunghino i tuoi giorni. Ascolta, o Israele, e bada di metterli in pratica, perché tu sia felice e diventiate molto numerosi nella terra dove scorrono latte e miele, come il Signore, Dio dei tuoi padri, ti ha detto. Ascolta, Israele, il Signore è il nostro Dio, unico è il Signore. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do ti stiano fissi nel cuore. Li ripeterai ai tuoi figli. Ne parlerai quando ti troverai in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai. Te li legherai alla mano come un segno. Ti saranno come un pendaglio tra gli occhi e li scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle tue porte. Quando il Signore tuo Dio ti avrà fatto entrare nella terra che ai tuoi padri, Abramo, Isacco e Giacobbe, aveva giurato di darti, con città grandi e belle che tu non hai edificato, case piene di ogni bene che tu non hai riempito, cisterne scavate ma non da te, vigne e oliveti che tu non hai piantato, quando avrai mangiato e ti sarai saziato, guardati dal dimenticare il Signore che ti ha fatto uscire dalla terra d'Egitto, dalla condizione servile. Temerai il Signore tuo Dio, lo servirai e giurerai per il suo nome. Anche l'amore verso il prossimo attingeva la sua verità unica e particolare nella santità di Dio, del Signore. Il Signore è santo e il popolo deve essere santo. In che consiste la santità di Dio? Nell'amore universale, senza riserve, verso tutti. Anche la santità del popolo di Dio deve rispecchiare tutte le qualità dell'amore del suo Dio verso l'uomo. Parla a tutta la comunità degli Israeliti dicendo loro: «Siate santi perché io, il Signore vostro Dio, sono santo. Quando mieterete la messe della vostra terra, non mieterete fino ai margini del campo, né raccoglierete ciò che resta da spigolare della messe. Quanto alla tua vigna, non coglierai i racimoli e non raccoglierai gli acini caduti. Le lascerai per il povero e per il forestiero. Io sono il Signore vostro Dio. Non ruberete né userete inganno o menzogna a danno del prossimo. Non giurerete il falso servendovi del mio nome. Profaneresti il nome del tuo Dio. Io sono il Signore. Non opprimerai il tuo prossimo né lo spoglierai di ciò che è suo. Non tratterrai il salario del bracciante al tuo servizio fino al mattino dopo. Non maledirai il sordo né metterai in ciampo davanti al cieco, ma temerai il tuo Dio. Io sono il Signore. Non commetterete ingiustizia in giudizio. Non tratterai con parzialità il povero, né userai preferenze verso il potente. Giudicherai il tuo prossimo con giustizia. Non andrai in giro a spargere calunnie fra il tuo popolo, né coopererai alla morte del tuo prossimo. Io sono il Signore. Non coverai nel tuo cuore odio contro il tuo fratello. Rimprovera apertamente il tuo prossimo. Così non ti caricherai di un peccato per lui. Non ti vendicherai e non serberai rancore contro i figli del tuo popolo. Ma amerai il tuo prossimo come te stesso. Io sono il Signore. Gesù unisce l'amore verso Dio e verso il prossimo. Sono due i soggetti da amare, Dio e il prossimo. Dio lo si deve amare con tutto se stessi perché è il Signore, il Creatore, il Datore della vita. L'uomo si deve amare allo stesso modo e con la stessa misura con i quali ognuno ama se stesso. In caso di disparità non si ama il prossimo e se non si ama il prossimo secondo verità, neanche Dio è amato secondo verità. Allora si avvicinò a lui uno degli scribi che li aveva uditi discutere e visto come aveva ben risposto a loro gli domandò: qual è il primo di tutti i comandamenti? Gesù rispose: il primo è ascolta Israele.
Il Signore nostro Dio è l'unico Signore. Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. Il secondo è questo: amerai il tuo prossimo come te stesso. Non c'è altro comandamento più grande di questi. Lo scriba gli disse: Hai detto bene, maestro, è secondo verità che egli è unico e non vi è altri all'infuori di lui. Amarlo con tutto il cuore, con tutta l'intelligenza e con tutta la forza, e amare il prossimo come se stesso, vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici. Vedendo che egli aveva risposto saggiamente, Gesù gli disse: Non sei lontano dal regno di Dio. E nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo. Vergine Maria, Madre della Redenzione, angeli, santi, insegnateci il vero amore.